Silenzio, demone! La tua aura di corruzione è fin troppo evidente. Ma ogni traditore che hai portato dalla tua parte è morto. Perfino Uma, la tua ultima spia. Uma? Non ho spie di nome Uma. Tu menti! La tua dannata pietra! Credi ancora di poter vincere? Mentre hai la pietra di unione, la mia spada non può ucciderti. Ma finché la usi per proteggere la tua vita, non puoi usarla per distruggere il cancello. È uno stallo, Kane. E il mio è un gioco di attesa. Finché non perdo, col tempo ho la certezza di vincere. Ma non ho ancora fatto la mia scelta. No. No! No! Ti strapperò l'anima. Prigioniero di cui usasti il sangue per i tuoi malefici piani. È la cosa più giusta. Prenderci in un solo colpo la nostra vendetta e la tua libertà. Perfino eoni di tortura e sofferenza sono troppo pochi per te, vampiro. Ma non per te, Hilden. E hai osato posare il tuo piede corrotto su questo mondo dopo essere stato esiliato. Torna nell'infernale dimensione da cui vieni. E con che diritto, infame, hai mandato i miei simili in quel luogo dannato? Con che diritto tu hai portato qui la maledizione che ci fa temere la luce e ci rende predatori del genere umano? Era un atto di giustizia per averci esiliato da qui. Hai visto cos'è successo alla nostra bella razza? Sì, finalmente hai ripreso la tua vera forma. Allora facci, vediamo cosa succederà a te. Kane, la spada! Ti condanno all'inferno che tu stesso hai creato. Prigioniero,
per sempre. No! Kane! E ora tocca a te. L'immortalità. Un giorno torneremo. Se mai i tuoi pari fuggiranno ancora dall'esilio, io sarò qui ad attenderli. Non vivrai tanto a lungo. Ho vissuto abbastanza a lungo per ucciderti. In quel momento fatale, dopo avermi preso la pietra di unione, mi aveva fatto una domanda.